Porca miseria! Ma che cosa ti ha... Olè, allora... Non ricordo i tasti completamente. Dunque, allora, diciamo che prendiamo questa macchina dal tuo amico. E poi? Aspetta che si sente l'audio doppio. Beh, poi andiamo da Tommy. Okay. Merlin dice che è tuo fratello. E soprattutto faceva parte delle luci. Lui avrebbe saputo dove portarti. Ah, okay, questa parte l'avevamo vista. Vive lontano da qui. Ci serve un'auto. Allora, così... E nel frattempo... Ok, così si corre. Ok. Così si estrae la pistola. Ok, me lo ricordo. Così si accovacci. Così picchi. Così cambi le armi. Vabbè, mi ricordo bene o male i tasti e sto ricominciando a ricordare. Allora, ecco, craftiamo qualcosa. Ah, che roba. Ok, coltelli che ci possono sempre servire. Questo al massimo. Ok. Ah, mi mancano i nastri. Allora, noi l'altra volta avevamo visto che dovevamo andare in quella zona dove c'erano i fili. Ma devo riprendere tutto. Cioè, non mi ha salvato il fatto che io già li avessi presi. Cioè, che io avessi preso già tutto ciò. Quindi devo rifare una piccola parte di esplorazione. Allora, qui c'era roba. Ehi, guarda. Gnomi. Sì, sono degli gnomi. Sai, avevo un libro dove ce n'erano un sacco. Li ho sempre trovati così teneri. Ma niente fate, quelle mi fanno paura. Già. Riduce il tempo necessario per curarti. Beh, oddio. Ma questo effettivamente non mi serve. Va bene, andiamo avanti. Poi. Ma cos'è sta cosa che ho al massimo? Sono le bende? Sì, sono le bende. Allora, aspetta, ne approfittiamo. Facciamo... Top. Perfetto. Così qualche benda la prendiamo. Allora, lì dentro c'erano altre bende, quindi le voglio andare a prendere, assolutamente. Non c'era nient'altro qua, giusto? No, non c'era nient'altro. Poi. Evacuazione obbligatoria. Ma verso dove? Dove, secondo? Zona di quarantena. Vedi, alcuni posti hanno avuto un preavviso prima dell'infezione. La maggior parte no, però. Cavolo, deve essere arduo. Lasciarsi tutto alle spalle. Non è la parte ardua.
Ah, giusto, posso fare il giro da qua. Faccio altra roba. Qui effettivamente non avevo controllato, forse. O forse sì. Boh, vabbè, guarda, non c'è niente che mi interessi. Qua piuttosto. Ah no, ma qua ci sono stato. Tutto ok? Cerco di imparare a fischiare. Tu Sì. non sai Credo che non sappia fischiare. fischiare. Allora, dov'era? C'era una parte dove c'era il coso, il zombie che esplodeva. Era da questo lato. Ah sì, questa è la torcia. È da qua. Porca miseria! Ma che cosa diavolo era? Era una delle trappole di Bill. Forse il tuo amico è un po' paranoico? Per usare un eufemismo. Ma chi è questo tizio? Beh, ci ha aiutato a contrabbandare cose in città. Sa come trovare roba. Speriamo di non saltare in aria cercandolo. Guarda solo dove cammini, andrà tutto bene. Schifosi infetti si sono fatti vedere troppo vicino al rifugio della chiesa. Dovrò fare un altro giro per ripulire i punti deboli nel perimetro. Qua non c'è nulla. Qui c'è qualcosa che brillava. Infatti, lame. I coltelli sì, me li voglio craftare perché i coltelli sono ottimi. Mi evitano diverse grane. Ora qui per esempio c'è un filo. Vediamo se anche questo qua salta. Vedi quel cavo? Stai al di sotto, ok? Tieni la testa bassa. D'accordo. Brava. Qui vediamo se c'è roba nell'immondizia. Sì, qualcosa c'era. Però al massimo. Cosa sono le bende? Ma non posso craftare più nulla. Ah no. Cioè, ho le bende al massimo. Vabbè. Cavolo, Bill sa usare l'arco. Immagino di sì. Figata l'arco. Figata super pazzesca l'arco. Vabbè, questa sicuramente la dobbiamo appoggiare qua. Lascialo usare a me. Sono brava con quell'affare. Lascia questo tipo di cose a me. Che Potremmo avere bello! armi entrambi, coprirci a vicenda. Non credo. Che bellezza l'arco. Tutto ok, sali. D'accordo.
Qui sotto non c'era niente da prendere. Vediamo, non si sa mai. Pare che non ci sia nulla qua. Però forse il problema è che adesso mi serve la trave. Sì, mi serve di nuovo la trave di prima. Vabbè, non so se sei deficiente. No, 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 cazzo fai? Questa ci sarà utile. No. Devi posizionarla qui. Bravo. Cazzo fai? Sali, cretino. Va bene, ma non c'è nulla. Oh Merda. Proviamo questo giocattolino. allora, per mirare con l'arco tieni premuto L2, per caricare più a lungo tieni premuto. Premere L2 per scoccare la freccia. Oh, in testa non vale l'headshot? Ah, tra l'altro si spezzano le frecce. Ora ascolta. Bill non è esattamente la persona più stabile che ci sia. Perciò, quando arriveremo là, lascia parlare me. Hai capito? Una Ho freccia. capito. Questa cosa deve essere molto chiara. Lui non ama gli estranei. D'accordo. Bill è un bravo uomo, ha solo bisogno di un po' di tempo per imparare a conoscerti. Certo, l'arco così a questo punto diventa un po' inutile. Facciamo un'altra corda, attenzione. Hai sentito? Sì. Queste sono bottiglie. Cosa c'è? Niente di interessante. Ehi, vuoi entrare lì? Magari troviamo qualcosa. Troverai me quando sarò morta d'infarto. Nessun problema. Ci penso io. Ho l'impressione che mi spunta qualcosa adesso. Ma non c'è nulla.
Oddio! Gesù! Qualcosa mi ha spaventato a morte! A te, vero? Porca troia! Già che ci siamo, diamo un'occhiata in giro. Rachel, i soldati stanno andando porta a porta e obbligano la gente a salire sui bus. Sento delle urla che vengono da un paio di edifici più avanti. Non c'è più molto tempo. Ho provato a chiamare, aspettare. Non so cosa fare, ma non posso più attendere. Ho buttato la maggior parte delle nostre cose in un paio di valigie. Ti aspetto nella zona di quarantena. Vieni a cercarmi. Ci vediamo presto, Ezra. Ah, quindi quello doveva essere... E come diavolo faccio a saperlo? Beh, spero che ce l'abbiano fatta. No. Io credo che questo tizio in realtà fosse quel... Anche se Rachel in realtà sembra più un nome da donna. Quindi non so se effettivamente... Boh, non lo so, mi sembra strano. Qua sono tutto full, non posso craftare nulla. Alziamo i tacchi. Ok. Guarda qui. E qua? Stai indietro. Ok. Oh, cavolo. Quegli affari sono spettacolari. È uno dei modi per farlo. Beh, penso che non c'era altra soluzione. Bene, Magnum. Quindi io direi che ci equipaggiamo questa che è più forte. Aspetta, vedi, non quello? C'erano... Vai indietro. C'erano i potenziamenti delle armi, scusami. Forse mi ricordo male io. Aspetta, modalità foto, bonus, tutorial. Ma credo che forse... Vediamo se con il mar... il coso... Ah, vedi? Funziona. Andiamo. Ma vedi, così eviti di sprecare le munizioni. No, ma io mi sta venendo in mente il fatto che... Cioè, la pistola o le cose, non le potevo migliorare? Perché vedi, ho 90 pezzi. Ah, vero, nel banco da lavoro si poteva fare. Giusto. Stammi vicine. Giusto, mi è venuto un flash subito. Bene, munizioni. Cosa buona e giusta. Ti ho preso. Porca troia, Bill. Che è successo? È una delle stupide trappole di Bill. Là, il frigorifero. Sembra essere quello il contrappeso. Ok. Taglia la corda e scenderò! Faccio io! Joel!
Merda, arrivano. Non ci credo. Vai alla corda. Merda. Ellie, come vai? Dai, un'ora e mezza per tagliare una corda, cretino. Quando vuoi, Ellie. Aspetta. Stai bene? Sì. Puoi farcela. Oddio. Guarda il corpo là come... Caputtana! Forza! Non si taglia! Sbrigati! Lascia stare, figlio di Troia! Ehi, da questa parte! Dai! Ci si avvicinano! Lascia stare, figlio di Troia! Due ore e mezza per tagliare la corda. Ah, è arrivato. Alza il culo e muoviti. Dai! Ammazza! Indietro! Indietro! Da che parte? Ok. Di qua! Taglieremo di qua! Corri, Ali! Odio i sistemi di spara tutto, sparare con... Dietro di noi! Will, dai! Col joypad veramente sono una cosa immorale. Entra qua dentro. Non rallentare, qui non è sicuro. Proprio immorale. Dalla porta! Sapevo, capo. Falli fuori! È l'unico modo per passare! È lì indietro! Indietro! Certo, il macete sarebbe fighissimo. Anziché sto tubo. Ci siamo quasi. Seguitemi. Oh, merda. Porca puttana, arrivano! Forza! Stanno per sfondare! Andate di qua, attraverso il camion! Dai! Ok! Dai, Ellie! Vado! È aperto, forza! Grazie per averci salvato. Ellie. Ehi, ma che...
Joel! Bill! Che stai facendo? Bill! Lasciami! Girati e mettiti in ginocchio. Calmati un secondo. Girati e mettiti in ginocchio. Oh, oh. Non provocarmi. Stai... Vacci piano. È stato morso? No. È Claudio Moneta? Qualcosa? No, Cristo, sono pulito. Se vedo anche solo un segno. Rotto, stronzo! Hai finito? Sì, ho finito. Entrate nel mio rifugio. Fate saltare tutte le mie trappole. E quasi mi spezzate il mio braccio buono. Ma che cazzo è questo? E che ci fa? Chi sono io? Non sono cazzi tuoi. Siamo qui perché devi a Joel dei favori. E puoi iniziare togliendomi queste. Io devo a Joel dei favori. Cos'è, uno scherzo? Vado dritto al punto. Mi serve un'auto. Ah, è davvero uno scherzo? A Joel serve un'auto? Beh, anche se ne avessi una funzionante, non è così. Cosa ti fa pensare che la darei a te? Eh? Certo, Joel, fai pure, prendi la mia auto. Prendi anche tutto il mio cibo, già che ci sei. Beh, un po' di cibo in meno non ti farebbe male. Ascoltami, stronzo. No, fanculo, mi hai ammanettato! Ti prego, puoi stare zitta. Ok. E tutti questi favori che ti dovrei non valgono così tanto. E invece, Bill, ti sbagli. Beh, non importa, perché non ho un'auto che funzioni. Ma ce ne sarà una in questa città? Pezzi. Ci sono dei pezzi in città. Che vuol dire che potresti sistemarne una? Va bene. Ma per farlo avrò bisogno di alcuni attrezzi. Bene. Dall'altra parte della città. Tu mi aiuti ad andare a prenderli. E forse io riuscirò a mettere insieme qualcosa. Ma fatto questo, non ti dovrò più niente. D'accordo. Fra un paio di giorni saremo comunque tutti morti. Bene. Seguitemi. La città è piena di fottute trappole. Statemi attaccati al culo. Delizioso. Facci un taglio. Ok. Vi suggerisco di prendere tutte le scorte di cui pensate di avere bisogno. Ok, grazie. Ellie, guarda se c'è qualcosa di utile. Ok, capo. Ok, questo è decisamente meglio. Poi... penso che ci sia qua qualche tavolo da lavoro, giusto? Biglietto recinzioni. Cavolo, ha proprio una scopa in culo. Tu... stagli lontana. Non ce l'hai un tavolo da lavoro? Mappa di Bill. Coltello potenziato. Il coltello dura un colpo in più. Manuale coltelli volume 1. Maggiore durata delle lame. Affilare una lama riduce la forza necessaria per tagliare o forare. Levati. No, questo non me lo dà come tavolo da lavoro. Ehi, la sai suonare? Sì, piuttosto male. Vorrei imparare. Ehi, Bobby Fischer! Non toccare niente su quella scacchiera! Bobby chi? Lascia perdere. Hanno tradotto suonare con una scacchiera? Hai trovato tutto? Pronti. Ok, Ellie, dai. Vabbè, andiamo. La porta aperta, no? Ci sono. Dobbiamo raggiungere l'altro edificio. Su per le scale, muoviamoci. Senti, stammi vicino. Come diavolo hai fatto ad accettare questa follia, Bill? Bastava che li lasciassi lì fuori.
Non scherzavi su di lui? Sì, è un tipo originale. Darò un'occhiata qui sopra. Non c'è niente di utile là. Prendi quello che vuoi. Grazie. Visto un gruppo di cacciatori avvicinarsi pericolosamente alla città. Fortunatamente un branco. Mettere più segnali di pericolo. Cacciatori? Perché in ogni gioco survival ci sono gli umani, allora, che guaio ti sei cacciato? Che combattono gli altri umani? Un lavoro o una semplice consegna? Cosa consegni? Quella mocciuta. Fanculo anche a te. Sai, spero che tu sappia quello che fai. Non fai sul serio con questo tizio. Allora, dove andiamo, Bill? L'altro mio rifugio. È più una specie di armeria. Pensavo dovessimo riparare un'auto. Dovessimo? Tu sai riparare? Bill, per favore. Come ho detto, quello che mi serve è dall'altra parte della città. Non ci vado mai, è pieno di infetti. Perciò ci serviranno altre armi. Su questo sono d'accordo. Che ci servono altre armi, perché comunque quelle che ho fanno abbastanza cagare. E poi tra l'altro col fatto che debba sparare col joypad, che è una cosa che odio, mi servono delle armi magari un po' più... Mazza da baseball? Però questa l'ho potenziata ormai. Vabbè, no, ormai mi tengo questo. Una mazza da baseball un po' inutile. Qui c'è roba? No. Ok. Ce n'è uno dentro. No, è da un po' che volevo occuparmene. Rilassati, non è niente. Allora, non hai risposto alla mia domanda su Tess. Pensavo foste inseparabili. È occupata? Sì, certo, occupata. Mi sembra che ci siano problemi in paradiso. Qualcosa del genere. Carino. Va bene, andiamo. Fontana di Trevi? Oh, finalmente un po' di luce solare. Allora... perché non aggiusti una di queste auto? Oddio, sei geniale. Per quale motivo non ho mai pensato di aggiustare una di queste auto? Ok, non fare lo stronzo. Le gomme sono macchiate e le batterie morte. Hai finito? Non ho idea di che aspetto abbia all'interno dei motori. Solo i militari fanno nuove batterie per auto. Porca puttana! Merda, carico è pronto. Ale, oh no, ma tu sei bello. Una mano mi farebbe conto. No, mi sono rotta la mazza giusto giusto. Le frecce sono più letali, sì, vabbè. Bello che ci sono andato di pugno appositamente. Ok. Devi ricontrollare le barricate. Dimentichi anche il minimo dettaglio e sei tu da paghi. Sai cosa significa? Bisogna prendere tutte le scorte okay, dal magazzino ora sappiamo e portarle che alla recinzione a est di nuovo. Sì. Poi dovrai... Bill! Joel, da questa parte. Sì, ma prima fammi prendere le munizioni. E si sale.
posto interessante in cui mettere radici. Sai, per quanto quei cosi siano problematici, quantomeno sono prevedibili. È la gente normale che mi spaventa. E tu dovresti saperlo bene. Che cosa intendi? Oh, niente. L'arma corpo a corpo non ce l'ho. Quel cancello li fermerà? L'ho chiuso e non hanno la chiave. Beh, ma li possono scavalcare. Abbiamo visto come scavalcano, che è una cosa assurda. Siamo qui, è nella cantina. Vabbè, sicuramente qua adesso troveremo il un banco da lavoro, qualcosa. Cioè, ne sono abbastanza convinto. Giudico.